Bientornado, signores e señoras. Oggi è stad los giornos de la retribución contro los infedelos. Claro? Basta aggiungere essere alla fine e il gioco è fatto, più o meno. Oh, far play. Allora, siamo un po' a corto di fondi, ragazzi, ma Dio vede e provvede, soprattutto se verso Dio hai costruito una struttura così imponente da farti guadagnare più della cap 3.8, 1.7, due volte la capitale praticamente. Quindi aspettiamo che Dio vede e provveda. E oggi non so se l'avete notato, ma il nostro caro generale, cos'è, la spia di corte, il conte portoghese, sta morendo contro i musulmani. Cioè lui ci ha provato a fare l'attacco, no? Però loro qua hanno tirato fuori tutte le loro belle truppe e sono al 91% dal vincere una guerra offensiva, quindi bella figura di merda, amico mio. Alla fine dei conti a me va bene, perché tra i due litiganti io godo e siamo a bolla, perché più lui si stanca contro quelli là, più a me viene che buono. E quindi, che dire, 5.500 soldati, almeno so di cosa devo preoccuparmi. Poi noi chiameremo i nostri cari bellissimi... Vero? Potremmo alzare la nostra Crown Authorities. Oppla la la, oppla la la. Non si è sbloccata la decisione, vero, purtroppo, di unire le corone? No, perché dobbiamo essere alla medievale era. Ma non manca tanto, secondo moi. Secondo me, signores, nel qualche anno... 9 anni? Li viviamo ancora 9 anni noi. E se tutto va bene, 9 anni dovremmo tirarli. In caso contrario, sarà lavoro di Ferdinando. Che si chiama Fernando, non Ferdinando. Ci tengo molto i miei figli e la famiglia. E quindi niente. Aspettiamo e vediamo un attimino che cosa... Appena siamo pronti, se possiamo fare la guerra per codestos ducatos. Ragazzi, ma vedete quanto è OP sta cosa di poter chiedere favore al Papa? Ah, 354 monete, quante cazzo di soldi ha? 1.800. Devo solo fare il conto, ho soldi a sufficienza per... Prima faccio la guerra e poi chiedo indietro i sussidi. Quindi direi che più o meno ci siamo qua. Siete in tanti, siete tutti cazzuti e sposati fra di voi. Vediamo io quando chiamo giù la cazzo di Francia. No, spero di non doverla chiamare. Spero. Però se così fosse lo farò. Adesso switch un attimo il lecchinaggio, perché col Papa siamo arrivati a essere best friend forever, perché adesso perderà un po' di reputazione perché gli chiediamo i soldi. Ma per una guerra santa si può fare questo e altro. Cerchiamo qualcuno di un po' più... Qualche vassallo magari che si sente un pochino non troppo... Troppo accorto nei miei confronti. In verità sembrano tutti abbastanza contenti, no? Che roba, sono tutti felici di stare sotto di me. È chiaro, anch'io sarei felice di stare sotto di me. Il tempo della pace è finito, il tempo della guerra è cominciato. Vile animale, preparati a morire. E sto... Orca puttana, ho switchato... Vabbè, ho sbagliato il sito. Allora, lui ha già chiamato... Non ha chiamato nessuno. E ti becchi un blitzkrieg nella schiena adesso. Dove sono i miei archibugi? Eccoli qua. Archibugi. Le situe che usiamo per... Oh, vediamo. Subito così. Ecco qua. I miei due eserciti sono uno a fianco dell'altro. Probabilmente... Fia. The money stanno scorrendo a fiumi fuori dai nostri coffers. Come already hired. Ok, posso ri... Chi è che li ha presi poi? Il duca Knut. Ma Knut a Swedish Catholic. Vabbè, per adesso facciamo a meno dei miei templari che sono andati a combattere in Scandinavia per qualche motivo. E teniamo botta qua. È beccato che cercavo di fabbricare un claim su di lui. O comunque che qualcuno si faccia... Oh, togliamoci dalle palle. Claim. Così, avevo voglia di rompere il cazzo qualcuno. Ho detto, vabbè, perché non andare lì e pretendere che mi dia qualcosa... Fabbricare un hook, intendevo. E allora ci guardano, di là dal fiume, di là dalle montagne, sta lì che ci guardano. Ancora questi cazzo di occhiali, vuoi darmi i soldi? No. Questo sei quello nuovo. Tu sei il prete nuovo.
Non voglio avere nessuno a fare con te. Meglio 120, le 120 monete, non imparare un cazzo per ora. E niente, vediamo se il nemico farà qualche mossa, se si darà o starà lì a guardarci. Rapporti di scout mi dicono che il nemico si è ritirato a Medellin e secondo me sta cercando di passare a sud per circumnavigarci. Non so perché non ha ancora chiamato, ah, non li ha chiamati, sono 5.000. Però messi insieme comunque non riescono a fare il nostro. Qua là, l'hanno finita la guerra o sono ancora dietro a pestarsi con Knut? 25%, ci vorrà un bel po' là ragazzi, come ci vorrà un bel po' qua probabilmente. Potrei osare un portare qui le nostre truppe per vedere di far partire almeno il secondo assedio. Poi, ah, oh, riusciamo anche a scoutarli da qua, anche se loro non possono passare. Questo è perfetto. Bene, almeno abbiamo visione del nemico che rincoglie. Secondo me sta aspettando truppe. Le cose si complicano, ragazzi, perché a quanto pare il rampollo francese, che è sposato con mia figlia, si è fatto tirare dentro una guerra contro un tizio di Flanders e l'altro tizio di Champagne, no? Quindi praticamente le due province, due belle grosse province, tra l'altro mi sa qua in cima. E come vuoi che ne esca bene Enrico II lo sfregiato? Ovviamente accettiamo, sapendo che è un po' come tirarsi i piedi, però non ho voglia di andare a puttare la mia reputazione per una roba del genere, quindi vediamo. Se riusciamo a chiudere velocemente questa, possiamo andare a dare una mano ai nostri amici francesi. Tra l'altro mi piace perché qua con le catapulte hanno messo più tempo che tirare giù questo senza le catapulte. C'è un reale motivo? Sì, questo è un forte 8, Cristo, questa è una fortezza con i controcoglioni. Infatti se non sbaglio sto bruciandoli. Dopo aver conquistato il nord del ducato che ci serve, ci accingiamo a prendere d'assedio la capitale. Il nemico si ritira sui colli lì a fianco. Non capisco all'effettivo che cosa stia tentando di fare. Facciamo che salto di là anche con queste 3.000 divisioni. Sì, no, boh. Non ho ben capito il suo obiettivo, però questo è. Sibilla e Fernando. Oh, Fernando ha già avuto. Ho fatto sposare mio figlio con un'occitiana, che levatevi proprio. È nata Velasquita, anche se Valesquita mi sembrava migliore. Comunque è squisita, carina, perché la madre è una bellezza. Va bene, Valesquita, vi faccio i complimenti ragazzi per aver figliato. GG a tutti. Ottimo per la dinastia. La vedo già che il francese non sta andando tanto bene. A noi basta questo assedio però per chiudere la cosa. Infatti ci basterebbe anche vincere quella guerra là, che loro stanno vincendo più velocemente. Per ora cerchiamo di non spargere sangue. So che non è eccitante come cosa, ma vediamo se con la conquista della capitale e della città a fianco riusciamo a superare il fatto che loro riprenderanno quella là in cima per ora, perché poi ci aspetta un'altra guerra tecnicamente. E purtroppo per il nostro nemico, che si è rifiutato, direi anche in maniera codarda, di combattere contro il nostro esercito, dopo 2 anni di guerra possiamo finalmente enforzare i nostri demands e ci siamo presi una bella parte di regione. Ora, quello che faremo noi è fondere questi uomini e tirar fuori solo i nostri men at arms che manderemo. Riusciamo a avere una più... Sì, possono essergli figa, hanno 10.000, 11.000 uomini, se gli mando là i miei... Ok, gli manderemo i men at arms più qualcun altro e cercheremo di sistemarla in sta maniera qua. E anche qui dovrò darvi parecchia roba perché non credo... Cioè alcune cose, non tutte, questa qua, Hervas, è abbastanza ricca, tra virgolette. Comunque, sistemiamo e si parte, signori, per la Francia, per la campagna di Francia. E così è fatto. Allora, ho ridistribuito un po' i territori. 3-4 vassalli nuovi, 2 hanno preso qualcun altro. Fazioni create. No, abbiamo perso il Physician. No. Questa è un po' una rottura di palle, perché A era diventato il tizio... Ah, beh, te diventerai il tizio che gestisce mia figlia e ora devo ridare i titoli. Comunque, le 2.000 truppe si sono appena imbarcate. Sono già arrivate. Ah, perché sto andando a velocità 5. Sono appena imbarcate un paio di palle, sono arrivate e adesso inizieranno un attimino la conquista. Sono tutti i nostri generali, i nostri soldati, capitani e quant'altro, con un po' di levis e tutto il resto, i nostri uomini. Li terrò d'occhio perché non mi piace come si sta muovendo lì là in cima. Però adesso mi toccherà dare anche... Si stanno creando anche delle fazioni contro di me. Eccola qua,
Eccola qua, perché vogliono abbassare il power. Questa qua ha palesemente un hook e comunque decide di schierarsi contro di me. Mi sembra un po'. Un po' stronzo da parte sua, no? Senso scomunicare. Niente, dobbiamo gestire anche questo problema qua delle fazioni adesso. Un matrimonio con una bambina potrebbe. Una delle mie figlie potrebbe sistemare il problema di base. Toglierci Barbosa dallo scoglione. Anche se lo stiamo svegliando già, non capisco. Anche l'omicidio potrebbe essere qualcosa molto. Molto easy peasy lemon squeezy. Guarda questo signore qua, questo Oveku Sanchez. Potrebbe andarsene per sbaglio. E magicamente. Perché più 8 faccio fatica. Ecco, e magicamente. Sistemiamo sopra una fazione, no? Così. E il mio giullare di corte si avvicina. Fa, signore, mi sembra triste oggi. Lasci che le tiri sul morale con questo poema che ho appena scritto. Si schiarisce la gola. L'inverno della passione. E mola la scorrezza. Mi chiedo cosa protegga, che segreti protegga quella maschera. Uno scudo o forse un affetto? E tira giù un'altra scoreggia ritmicamente. Forse vuole spezzare il mio cuore? Ma bla bla bla. E poi parte l'ultima scoreggia finale di chiusura. Fa, le è piaciuto, signore? Posso dire. Un poeta flautista? Ma che meraviglia le tue abilità! Oppure l'ho adorato, mi puoi insegnare come fare? E anche io, signori, tento di carpire i segreti del... Ora, guarda, per quanto sia ammaliato, non c'è mandarlo a fare in culo, comunque per quanto sia ammaliato da questo meno 2, della capacità, eccola anche l'icona della cacchina verde, no, direi che sono... meraviglioso, guardi, basta, chiudiamola qua sta faccenda del flautista. Sempre è sempre bello. Oh, qua cos'è che c'è? Possiamo migliorare le nostre possibilità? Murder Games Informants. Segreto meno 5, successo più 5. Ma... va bene. Anche perché... se non ricordo male... ecco, siamo già a 95-95 perché ho già un agente lì. In verità potremmo potenziare ancora di più se avessi messo la spia, perché non l'ho messa, a fare... Scheme Murder, ma non l'abbiamo fatto. Però questo mi ha ricordato che devo un attimo consolidare il potere in alcune zone della mia cosa. Oh, è il prete. È importantissimo andare subito lì e iniziare a buttare un po' di cristianesimo tra le mani di questi infedeli. Vista la vittoria. Il resto... penso che se andate sul tab cultura vi dice quanto, cliccando sulla cultura, quanto siete affini, no? Noi tipo siamo l'84% acceptance con gli asturiani, 57 con i baschi, catalani 35, addirittura più con gli andalusiani che con i catalani, né, comunque. Con questi qua 52, ma stiamo andando a perdere. Non so se togliere, perché sia io che il Emir Amr stanno promuovendo lo sharing delle nostre culture lì. Mi potrebbe essere anche qualcosa di positivo lasciarlo. Però sapete che roba? A me piacciono i soldi. Soprattutto all'inizio quando dobbiamo costruire, quindi passiamo da 4.6 a 5.0 di tasse, prendo un po' di tasse, alla fin fine paghiamo tanto perché abbiamo sui Manhattan, poi quando tornano sono proprio curioso di vedere quanti soldi portiamo a casa con queste robe qua, perché non prendo soldi io quando gli altri tirano su la mia, i miei Manhattan, i miei Templari. Holy Order, ce la farò, eh. Oh, abbiamo preso la nostra prima conquista, stiamo allungando l'agonia. Tra l'altro questa guerra, ragazzi, è perché vogliono, non so chi di loro, penso questo qua, che è tra l'altro quindi è quello di Flanders, là in alto, vuole diventare il re di Francia. Uno che palesemente non ha un cognome francese. Quindi starà un po' a loro... insomma, vedranno loro che cazzo vogliono fare. Quello là ha tirato in guerra anche dei vichinghi, mi pare, visto? Prima il re di Svezia, che però non... la re di Svezia conta quanto il niente. È palese che perderà, non so neanche. Sto facendo questo perché così tengo onore alla mia parola, ma secondo me qua non siamo molto lontani. Tutto pare il Papa si è svegliato, devo ancora chiedergli i soldi tra l'altro, e vuole fare una crociata per
per Gerusalemme. Ora, scusate, prima non gli avevo chiesto i soldi, non è che me li potresti dare adesso prima che fai qualche altra cazzata? Grandissimo qua, 812. Adesso potete andare a fare la vostra crociata per Gerusalemme. Mi piacerebbe dare una mano, ma io stesso sto facendo una crociata. Oh, sta esplodendo quest'altro musulmano qua. Ah, perché è morto. Ognuno ha i suoi problemi, ragazzi. Credo che i nostri amici filo francesi si siano stufati dei giochini con la Francia. Stiano andando per la kill sopra il... Ecco qua. Tu vuoi che io mandi lì delle persone, vero? E voglio dire, noi abbiamo la nostra reconquista, ma non è che non possiamo anche fare quell'altra reconquista. Quindi sapete che cosa vi dico? Parteciperemo pure alla battaglia per Gerusalemme. Non si dica che noi non siamo dalla parte di Cristo. I miei guerrieri saranno pronti a combattere. Sì, direi che questa è la fine. Cioè, è proprio la fine. Siamo al 96%. Io ho fatto due punti così, Anju ho preso un paio di tizi che poi rivenderò al giusto prezzo. E ora questa battaglia qua, porca puttana, hanno dei guerrieri veramente. Ah, gli svedesi hanno mandato delle forze. E quali sono gli svedesi alla fin fine? Guardate, hanno a 29 il tizio Martial Skill e a gli Oscarli hanno addirittura vantaggio. Rallento, voglio vedermi la sta battaglia. Sono veramente tanti. Ma ha fatto il nostro Knight a essere slainato, che non è neanche là il nostro Knight. Vabbè, forse mi dirà our Knight nella nostra fazione. Kunt Magnus, sì, non c'entra niente con me questa qua. Ah no, infatti, our Knight per dire quello del nostro, ok. È difficile che riescano a vincere contro 12.000, nonostante abbiano un vantaggio di 14. Beh, noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Hanno un sacco di perdite, probabilmente. Morto. C'è di buono che Navarra non è più alleata con noi. No, aspetta, ho detto che Infante era morto. Non ho idea allora a questo punto se non era questo qua chi cazzo fosse. La chiudiamo ragazzi sta guerra? No, io faccio quest'altro assedio e siamo via. Ah giusto. È andata così, so it be. Disbandiamo tutto e i soldi ritorneranno a casa a fluire nei nostri coffers. La Francia è di nuovo unita. Hanno messo su una regina, Queen Emma. Non ha niente a che fare con me. Primary Heir il ragazzo, quindi se io dovessi per caso uccidere la signora Emma, questa dovrebbe lasciare, o sua figlia, peggio ancora. No, facciamo però... Ma va di infilarmi queste cose qua. Niente ragazzi, dobbiamo pensare un po' alla crociata che ne verrà da sta cosa qui. Riusciremo a vedere in questa puntata però l'unione dei regni? Ce la faccio stare proprio di prepotenza io. Tutti quanti si spogliano a volte. La parte difficile è assicurarsi che delle truppe e i giullari di corte entrino nelle stanze della regina Emma nel momento adatto e che ci siano abbastanza servi che possano guardare e speculare per il caos che arriverà. E credo che Emma farebbe di tutto per evitare che io possa incendiare la corte di tali rumors. Quindi la signorina mi piace andare in giro nuda. Mandiamo là la cosa, le situe. E questo pone fine alla mia... Ora abbiamo uno strong hook sulla regina di Francia. Nostro puppet, tra virgolette, ormai. Signorina mia? Stiamo attenti che qua possiamo fare di tutto. Vediamo quando avrà il suo primogenito cosa potremo fare con questa cosa qua. Vedete, ho fatto bene. Mi sento a posto con la mia coscienza, nonostante abbia perso un po' di cose. Vorrei tanto... Chi lo conosce quell'uomo qua? Vorrei tanto far divergere o riformare la mia cultura, ma non credo che... Cioè, tutto costa veramente un boato, ragazzi. Ma come cavolo si fa a pagare 7.000 di prestigio? Cosa, posso riformarla solo i vichinghi? Oppure... Questo non è manco male, né, comunque. Tutti i Castilian prendono più uno perché gli piace tirare i cavalli, così, a muzzo. Però io volevo un po' più di flavor, volevo... Volevo i preti che pestavano le mani.
Così se il prete rompe il cazzo lo manda in battaglia, quello ci rimane, siamo tutti contenti. Nel mentre, signori, la crociata per Gerusalemme è imperversa. Deus vult, si parte. È tutto una fiamma. Andremo in Man-at-Arms, come solito fare per me. Rise all Man-at-Arms. 1100 uomini. Vabbè, dai. Possiamo anche raisare una local army, va. Dov'è che non spendo più di troppo? Rise local army. Ecco, questi sono gli uomini che manderemo in Terra Santa. Partiranno a Lisbona e andranno là, al seguito del Papa. Poi vedranno loro quello che devono, che riescono a fare, se riescono a fare qualcosa. La nostra parte la faremo. Guardate qua, si levano tutti, fa tutti pronti, signora, veniamo anche noi. Il padre della sposa di mio figlio ci chiama in guerra, mentre io sto già mandando gente in quella dannata crociata che è per Gerusalemme. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo alzare 2000 levis, 2000 jeans, e glieli mandiamo là sotto casa al volo per... Basta. Troppo. Ferma tutto, va bene così. Sono pure troppi questi qua. Posto. Non esageriamo, cioè. Togliamogliene 700, ecco. 700 qua se ne possono andare, gli altri glieli mandiamo in aiuto. La capitale, poi se la vedranno un po' loro. Insomma, io non è che posso mandare generali ovunque a destra e manca. Già, oh, è nata un'altra bambina, Alduara. Questa è bellissima, bravissima. Ah, no, Alduara. Farò easy a ricordarmi i nomi di tutte queste bambine. Si prospetta un futuro rosa per il nostro regno, se non sto attento. Se non sto attento, sono un po' anche cazzi del gioco, voglio dire. A me va bene uguale, non ho troppe preferenze. Il conte Nuhu è morto, quindi l'ho sguaiato per niente, è sempre bello. Questo è peculiare. Il papa ha deciso di prendere e levarsi dal cazzo, ok? E mi ha mollato lì, perché ovviamente stavo guardando dall'altro lato, e direi che la crociata per noi è un po' finita. Ok, chiaro? Devo ringraziare il papa per questo. Molto gentile da parte sua, li hanno massacrati tutti. Grandissimo. È stata la crociata più bella che io abbia mai visto da anni a questa parte qua. Una figata proprio. Mi chiedo cosa cazzo abbiano fatto all'IA del gioco. Cioè, abbiamo perso la crociata praticamente. Il papa si sta di nuovo ritirando. Continuava a stare qua a Tripoli e poi a Tripoli e ritirarsi. 96-97 è finita. Che cazzo? Premi all'IA. Bella sta crociata, eh? Mi è piaciuta, però un po' atipica forse. Adesso ragazzi è un po' tardi, almeno che non pigliate qualcosa. Infatti, San Giorgio ci ha abbandonato. Bella figura de merda. Bravissimi. Vabbè. Dio sia lodato, è finita ragazzi. Cioè almeno la nostra parte di lavoro qua per oggi è finita, quindi... Dopo una crociata persa, alcune vittorie qua e là in giro per il nostro mondo, finalmente possiamo unire i troni spagnoli. Finalmente, sotto l'unica bandiera di León. Una Spagna unita. Ancora una volta i troni della Spagna sono stati uniti sotto un unico re. I falsi monarca sono stati detronizzati e il fiero León sta più forte che sé, che mai. Un giorno morirò e andrò in paradiso, ma la mia legacy rimarrà sulla terra per sempre e mi chiameranno Re Alfonso, il padre della Spagna. Questo è l'inizio di una nuova era. Guadagniamo 750 prestigio, absolute crown authority, ogni Spanish kingdom you own will be destroyed e tutti i territori entranti de jure di León. Eccolo qua, sono il Pepe della Spagna. E abbiamo questa bellissima bandiera adesso. Claro? Está bien. Ora, direi che è arrivato il momento, salvo imprevisti di qualche tipo, che potrebbero anche esserci adesso, vabbè, darò un occhio
Guarda, iniziamo a svegliare sta gente. Il papà della Spagna mi tratta in questa maniera qua. Di chiudere la puntata con la nostra sito di corte. Che entrino i petizionari, i petiziosi. La contessa Toda sfonda la porta ed entra nella stanza del trono urlando: Mio signore, molti pensano che Infanta Tatadona, sua figlia, dovrebbe succederle al trono invece che Fernando, perché costui è conosciuto come disgrazia in tutto il paese. Nel mio viaggio per venire a corte sono stata attaccata da un uomo a cavallo. Mi ha preso e legata ad un albero, e prima di rimuovere la sua maschera sono riuscito a vedere che era Fernando. La regina dice: Mio Pitalino non farebbe mai una cosa del genere. Guardo verso mio figlio e noto un ghigno da lupo sulla sua faccia. Oh, invece l'ho fatto! Ma cosa? Perché? 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 Perché l'ha fatto? Perché l'hai fatto? Così, for the lulz. È pure incinta questa! Madonna mia. No, comunque non esiste, cioè, che bello, ho preso dal padre. Ok, sono tutti incazzati, però che devo fare? Cioè, ho puntato su di lui, ha già due figlie, quell'altra è andata per Erba Spagna in Francia, saranno anche a fare i suoi. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace. Ci teniamo il figlio che lega le persone agli alberi. La stracciona, paesana, si inginocchia davanti a noi. La prego, signore, sono venuta a chiedere il suo aiuto. Un mostro si aggira tra le montagne di Viseu, uccide le mucche e anche i contadini. Pochi lo hanno visto. E quelli che sono rimasti in vita sono smembrati, manca un braccio o qualcosa. Ma è chiaro che sia un grossissimo lupo, assetato di sangue, come mai visto prima. Per piacere, mandi i suoi cacciatori più forti a salvarci dalle grinfie di questa bestia. Gli fa: guardi, ecco 140 monete d'oro. Si prenda lei dei cacciatori per sé e vada a cercarsi sto lupo qua. L'ultima figura che ci si presenta oggi davanti è una vecchia conoscenza del mio trono, con un bastone che lo accompagna ad ogni passo. Mio signore, sono un genealogista, che non so cosa sia al momento, mi sfugge, e lei sa di essere di nobili origini, chiaramente sono il re. Comunque, voglio scrivere una pergamena che tenga traccia del suo lignaggio fino all'albore dei tempi. Per un po' di soldi posso rivelare la sua verità al mondo. Siete i veri discendenti dei leggendari fondatori di questa terra. Eccellente, eccoti 60 monete, vai! Buono, Royal Court 8, ragazzi. Che oggi, anche oggi gli affari sono stati fatti. Secondo me questo mi piglia per il culo, però. Siamo 8, ma non è gestibile perché sarebbe da aumentare tutto. Quindi si abbasserà a un certo punto sta faccenda qua. Ah, tra l'altro, non mi ricordo, ma da tutti questi buff: Mercenary, High Cost, Fellow, Vassal, Opinion, Independent. Oh, carino. Quindi ha senso che io investa un pochino in quelle cose qua. Ma sarà per la prossima puntata. Abbiamo anche sponsorizzato una tizia, purtroppo ho dovuto tagliare perché se no si faceva lunga, che sta andando in viaggio da qualche parte e forse mi porterà un mobile. Signori, quello che c'era da fare è stato fatto. Oggi è una buena giornata for León e todos los habitantes de los reinos. Peccatos for las conquistas Jerusalemes, ma la crociata se un po' rotta secondo me. Ve saludos, compares. Alla prossima puntatas.